bar Bruschetteria da Piero, specializzato in bruschette, fagioli, stufati, goulash e stinchi, a Torre Belvicino. Anticipazioni, la scomparsa di Giulia e Filippo, ci sono state delle importanti novità nelle ultime ore, ma l'ultimissima ora parla di un corpo ritrovato nel lago di Barcis, il corpo di una donna. Naturalmente non è stato ancora dato un nome a questo corpo, tutte le forze dell'ordine, gli inquirenti appunto, le forze di soccorso sono sul posto, i controlli e le perlustrazioni del territorio erano cominciate già alle 7 di questa mattina da Dolo fino alla diga del Vajont con l'aiuto di droni, con l'aiuto di un elicottero e poi sul lago di Barcis appunto anche le unità subacquee dei vigili del fuoco. Da qui poco fa dunque il ritrovamento del corpo di una donna ancora senza nome e vedremo appunto nel corso dei prossimi minuti se ci saranno delle novità in questo senso. E poi parleremo naturalmente un po' della ricostruzione di quanto accaduto sabato notte, sappiamo del video che inchioda Filippo perché si vede il ragazzo infierire contro l'ex fidanzata a terra che chiede aiuto e poi esanime la riporta in auto, tutto questo nella zona industriale di Fossò. Naturalmente parleremo anche d'altro, altre notizie di cronaca, ma questa sarà la cosa principale, visti anche gli ultimi sviluppi proprio degli ultimi minuti, quindi rimanete con noi, a fra pochissimo. Bar Bruschetteria da Piero, specializzato in bruschette, fagioli, stufati, goulash e stinchi, a Torre Belvicino. A una settimana dalla scomparsa, la svolta, il video dalle telecamere di videosorveglianza in zona industriale inchioda Filippo, ripreso mentre picchia a sangue l'ex fidanzata. Lui la rincorre, la butta a terra e la colpisce ancora, con atti idonei a cagionarne la morte, scrivono gli inquirenti. Poi continuano, caricava il corpo esanime in auto. Mandato di cattura europeo per Filippo Turetta, accusato di tentato omicidio, il giovane potrebbe aver varcato il confine austriaco facendo perdere le proprie tracce. L'ultima segnalazione è mercoledì a Linz, un dispositivo elettronico diverso dal suo telefonino ad aiutarlo nella guida. Ogni ora che passa diminuiscono le speranze dei familiari. A Vigonovo la nonna di Giulia racconta le confidenze della nipote su quel ragazzo geloso e lancia un appello. Filippo, fermati, riportami la mia Giulia. Allarme aviaria nel Padovano, individuati altri due focolai. Intanto va a gonfie vele la vaccinazione antinfluenzale, mentre il richiamo per il Covid stenta a decollare. Bullismo nei confronti di una ragazzina in centro a Padova. Due minorenni colpite da Daspo Willy. Alle ragazze è stato vietato l'accesso e lo stazionamento in Piazza Duomo e nelle aree e vie limitrofe per un anno. Il Veneto sempre più vecchio. A Isola della Scala l'Assemblea regionale delle case di riposo. La situazione è allo stremo. I rappresentanti chiedono un ministero ad hoc. Al via a Chioggia la giornata nazionale della pesca del CEI. Un confronto sul futuro del mare e di un settore sempre più in crisi dopo l'emergenza granchio blu. TG Veneto News, prima edizione, buongiorno e ben ritrovati come avete sentito dai titoli. Torniamo a parlare della scomparsa di Giulia e Filippo. Questi titoli che avevamo preparato, ma c'è un'ultima ora. Il ritrovamento del corpo di una donna nel lago di Barcis dove si stavano svolgendo
i controlli, le indagini da parte dei vigili del fuoco con i nuclei specializzati nella ricerca di persone. Allora, io direi di andare subito a Vigo Novo, dove c'è Gabriella Basso, perché naturalmente il condizionale è d'obbligo, Gabriella. Questo corpo ancora, specifichiamo, non ha un nome, ma di fatto è stato trovato poco fa. Cosa ci puoi dire? Sì, la notizia è piombata qui verso mezzogiorno, 10, mezzogiorno e un quarto. Nel frattempo era rientrato anche a casa il papà Gino, il papà di Giulia, Gino Cecchettin. Sono arrivati dei familiari, è ritornato, sono andato il criminologo e dell'associazione Penelope assieme ad altri dell'associazione, quindi si sono tutti stretti attorno ai familiari in questo momento. Solo Elena è uscita ed è andata via, portata sempre scortata, possiamo dire, dalla gente, dai volontari dell'associazione Penelope. Quindi questa notizia che è piombata qui del ritrovamento di un corpo all'interno del lago di Barcis, che potrebbe, usiamo sempre il condizionale perché bisogna che ci sia comunque la verifica ovviamente di questa notizia e soprattutto parlare con gli inquirenti che sono sul posto, potrebbe essere appunto il corpo della 22enne Giulia Cecchettin. Ovviamente già questa mattina i familiari non avevano nessuna intenzione di parlare, di fare commenti o dichiarazioni, perché già la notizia piombata ieri di questo video della zona industriale di Fossò che ritrarrebbe appunto Filippo mentre aggredisce Giulia, che era, sembra scesa dalla macchina, l'ha picchiata, riportata in macchina quasi esanime, ha fatto scattare appunto il mandato di cattura internazionale per tentato omicidio aggravato nei confronti di Filippo. Le parole usate nel dispositivo rendono bene l'idea: poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte, colpendo ai fini di evitare che la ragazza fuggisse, riportandola poi in macchina in situazione praticamente esanime o comunque svenuta. Ecco, qui stanno arrivando all'esterno, ogni tanto esce qualche familiare, qualcuno, la situazione è veramente in questo momento molto complicata, molto pesante. Vediamo all'interno la casa, praticamente nessuno in questo momento ha voglia di parlare, stanno anche loro cercando di capire se la notizia che è arrivata qui è vera e in che termini è vera. È stata diffusa anche su ovviamente i mezzi di comunicazione, i social, però noi intanto vi facciamo sentire ancora la voce di ieri sera, ancora la voce di speranza del cugino di Giulia, che ancora cercava di capire cosa era successo, che ancora parlava di questo viaggio e dell'uso di dispositivi diversi, di device diversi da parte di Filippo per raggiungere il luogo forse dove potrebbe aver lasciato appunto Giulia. Allora sentiamo l'intervista di ieri sera del cugino. Delle nostre indagini personali nel nostro piccolo abbiamo potuto verificare che nonostante ci siano magari dei punti che non sono magari compatibili con un lungo tragitto, ci sono dei segmenti che sono riconducibili a quelli di Google Maps, ok? Quindi possiamo immaginare che Filippo, nonostante magari il suo telefono sia spento, il suo telefono primario, sia dotato magari di un secondo dispositivo. Quindi cercato un navigatore proprio per le località. Esatto, un navigatore come ad esempio Google Maps. Non posso dire che non avesse un navigatore, certo è che una Fiat Punto del 2013 reimmatricolata nel 2015 non sono sicuro appunto che abbia un sistema di infotainment così aggiornato ad avere un navigatore quanto magari un autoradio, ecco. Quindi comunque risultano questi pezzettini di tragitto ricercati su Google Maps. Vi chiedo di tenere sempre gli occhi aperti. Se sapete che possedete una baracca, una seconda casa, qualsiasi cosa, controllate che non ci siano magari presenze di qualcuno, tipo luci accese o comunque movimento, ok? La macchina purtroppo fino ad adesso non abbiamo avuto modo di rilevarla, quindi potrebbe essere in qualche garage oppure dentro qualche capannone, ok? Quindi se non riuscite a vederla in giro, fate magari anche voi nel vostro piccolo dei sopralluoghi, nelle vostre proprietà, ecco. Vi posso chiedere solo questo. Questo è l'appello di ieri sera proprio durante la nostra edizione straordinaria.
appelli che, ripetiamo, Gabriella, continuano ad essere validi perché ancora non è stato riconosciuto il corpo appunto trovato nel lago di Barcis. In questo momento la notizia è rimbalzata anche sul sito del Messaggero, lo leggo, lo ascolti anche tu, Gabriella. Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche, ricordiamo appunto, di Giulia Cecchettin. Lo ha appreso l'ANSA da fonti qualificati. In corso, come dicevo, il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato. Paola. Ecco, a te la linea, Gabriella. Paola, ti interrompo Paola, perché la conferma è arrivata proprio adesso, addirittura direttamente dalla procura. È il corpo di Giulia Cecchettin, quello ritrovato nel lago di Barcis. Purtroppo la notizia che sembrava non da confermare, purtroppo in questo momento è giunta la conferma, forse attesa ma allo stesso tempo non sperata, perché ovviamente tutti noi, sia dell'informazione ma soprattutto i familiari, speravano che Giulia fosse ancora viva, magari nel sedile dietro la macchina che ancora si sta cercando, che ancora starebbe vagando per il territorio dell'alto del Bellunese, del Pordenonese, e invece la notizia, ti dico appunto, è confermata. Adesso vedremo se poi da parte dei familiari ci sarà qualche dichiarazione. Nel frattempo posso dirti anche che l'avvocato d'ufficio della famiglia Turetta proprio in questo momento è nella loro abitazione, sta informando i genitori di Filippo del ritrovamento di Giulia. Ricordiamo, intanto rimani pure in linea, Gabriella, le ricerche erano cominciate questa mattina, come mi abbiamo raccontato a inizio della nostra diretta, intorno alle 7, ricerche che erano in corso proprio dal Veneziano fino alla diga del Vajont. Naturalmente si erano concentrate comunque già in questo specchio d'acqua perché c'erano le squadre specializzate nella ricerca di persone scomparse, le squadre speciali dei vigili del fuoco. Il ritrovamento, come diceva Gabriella, verso mezzogiorno e 15, e quindi alle 12:35 in pratica c'è stato il riconoscimento. Il corpo di questa giovane donna purtroppo è proprio quello di Giulia. Noi abbiamo proposto appunto l'intervista fatta ieri sera da Maria Vittoria Bagarella al cugino di Giulia. C'erano ancora speranze sul ritrovamento in vita di Giulia, purtroppo non è così. Avevamo sentito ieri sera anche le parole commoventi di nonna Carla, la nonna di Giulia. Raccontava di quel ragazzo conosciuto purtroppo ai funerali un anno fa della mamma di Giulia, e la nonna raccontava di questo ragazzo appunto, gli occhi sorridenti, l'innamoramento iniziale di Giulia e poi però qualcosa che non andava. Io direi a Paolo, al nostro regista, di far sentire un po' le parole della nonna di Giulia, poi naturalmente lei fa un appello che a questo punto non è più valido, cercheremo di rientrare in studio, ma sentiamo allora le parole di nonna Carla. Non ci sono parole, non ci sono parole. Pensi sempre che non succeda a te. E invece purtroppo questa volta è successo a noi, anche perché abbiamo ancora il lutto fresco, quello della mamma, dell'anno scorso è morta, per cui si stavano organizzando un po' in famiglia. Il ragazzo non lo conoscevo, l'ho visto una volta solo al funerale della mamma, ho visto il tuo sorriso. Lei all'inizio mi diceva era innamorata, sai, tutta contenta, era il suo primo amore, vero? Però poi col tempo ho cominciato, ma sai, nonna, ultimamente mi ha detto l'ho lasciato, nonna, hai fatto, come mai? Ho detto eri tanto innamorata, ma sai, mi stava stretto, ero un po' geloso, non mi sentivo di vivere bene, però siamo ancora amici, ci vediamo con gli amici e così. Ho detto hai fatto benissimo, perché sei giovane e puoi trovare la tua vita, è lunga, hai altre possibilità, hai fatto bene. Questo è quello che ho risposto, perché insomma bisogna cominciare bene la vita. Ragazzi, Filippo, soprattutto a te, che hai il volante in mano, che stai guidando questa benedetta macchina che non riusciamo a trovarla, porta in mia casa Giulia, ti prego. Venite a casa, ragazzi, vi stiamo aspettando a braccia aperte. Ecco, questa è la nonna Carla, ma spostiamoci, ecco, stiamo vedendo il movimento nella casa di Vigonovo. Gabriella?
Sì, Paola è appena rientrata, la sorella Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, è appena rientrata in questo momento e ovviamente cappuccio in testa, non voleva farsi riprendere la situazione in questo momento qui in via Aldo Moro. Ovviamente immaginate, può essere solo che di estremo dolore e di veramente ormai persa ogni speranza, la speranza che fino adesso li ha sorretti, li ha portati anche a parlare con noi, ad essere presenti, a lanciare appelli, questa speranza, questo lumicino di speranza che anche ieri sera la nonna, appunto con il suo appello ha lanciato, si è spento e adesso resta solo tantissimo, tantissimo dolore. Sì, allora facciamo un po' il punto insieme, Gabriella. Siamo 7 giorni esatti dalla scomparsa di 2 ragazzi, dopo le 23 appunto Giulia non è più tornata a casa. La rivelazione, la svolta è avvenuta nella giornata di ieri, quando abbiamo saputo dagli inquirenti cosa raccontavano quelle immagini dell'azienda, della Christian Dior, che puntava le sue telecamere anche sulla strada della zona industriale in cui 2 ragazzi sono arrivati in auto. Ecco, qui c'è stata la svolta e poi, come si leggeva appunto anche dai documenti ufficiali degli inquirenti, si era capito che l'aggressione di Filippo nei confronti di Giulia era stata brutale. Sì, una prima aggressione c'era stata già nel parcheggio poco lontano qua dall'abitazione, 50 metri, erano verso le 23:15, 2 ragazzi erano tornati dalla serata passata all'interno del centro commerciale Nave de Vero a Marghera e Filippo l'aveva portata lì, la stava riportando a casa, una discussione, probabilmente lei gli aveva detto nuovamente che l'avrebbe lasciato, che lo lasciava, che doveva partire, che aveva i suoi progetti, i progetti di Giulia e tornare alla sua passione, quella del fumetto, e in questi progetti appunto non era previsto Filippo. E forse questo è stato l'elemento scatenante ulteriore di una situazione forse già complessa nella mente della giovane 22enne, perché è coetaneo di Giulia, e lei cerca di andare via, lui la trattiene, già lì sembra che ci sia stata una prima aggressione, appunto perché un testimone, vi ricordate, aveva detto l'ho sentita gridare, lasciami stare, mi fai male, aveva visto anche dei calci già volare in quell'occasione. Poi però Giulia è entrata in auto, l'ha trascinata in auto, la corsa poi verso Fossò, dove forse anche lì c'è stato un momento, un tentennamento, forse si è fermato, la ragazza ha tentato di scappare, lui l'ha ripresa, il video mostrerebbe questo momento in cui lui la riprende proprio dalle spalle e la aggredisce in maniera violenta, un'aggressione come dice anche il mandato di cattura, il dispositivo del mandato di cattura internazionale nei confronti del ragazzo, atti tali inequivocabili per atti a provocare appunto la morte del ragazzo, comunque di ferirlo in maniera gravissima. Adesso ovviamente non sarà più il dispositivo tentato omicidio, ma diventerà probabilmente, anzi sicuramente, omicidio, e bisognerà capire poi in che termini, se volontario o altro. Comunque, insomma, dicevamo, e lì appunto è cominciata poi questa fuga con il corpo della ragazza, esatto, esame, da lì inizia all'interno della macchina, percorrendo. Da lì inizia la fuga, esatto, Gabriella. La fuga inizia lì, da Fossò, dalla zona industriale, e avevamo capito appunto che si erano intrattenuti in questa zona i 2 ragazzi, perché l'auto poi è stata, come avevamo fatto vedere dalle immagini, l'auto era stata fotografata a Zero Branco e c'erano appunto una ventina di minuti in più sul tragitto effettivo che l'auto poteva compiere se non si fosse mai fermata tra Fossò e Zero Branco. Ecco l'immagine appunto di cui vi parlavo, quindi si era capito che qualcosa sicuramente era successo a Fossò. Da qui il viaggio che riprende, sappiamo che l'auto quindi prosegue, arriva nel Trevigiano, arriva a Maserada e poi da lì si spinge verso il confine col Friuli Venezia Giulia per poi salire in montagna. E poi qui un altro stop, quegli altri 20 minuti circa, forse 40, di discrepanza tra un proseguimento appunto senza soste dell'auto sulla zona appunto Lago di Barci. Se in effetti proprio qui è stato trovato il corpo di Giulia. Peraltro anche il Corriere ora conferma, è di Giulia Cecchettin il corpo ritrovato nei pressi del Lago di Barci, in provincia di Pordenone. La scoperta appunto questa mattina dopo mezzogiorno, ricerche che erano cominciate intorno alle 7.
Il corpo quindi della povera Giulia è stato ritrovato, la ricostruzione quindi fatta nelle ultime ore rientra tutto, riscontra. A questo punto resta aperta però l'altro filone di indagine, perché Filippo ancora non si è trovato, non si è trovata neppure la punto nera. Ecco Gabriella, ti restituisco la linea. Aspetta, ci sono le forze dell'ordine. Sì, siamo qui, sono arrivate dei militari in borghese in questo momento. Probabilmente sono venuti ad accogliere, a prendere il papà o la sorella. Stiamo aspettando, nel frattempo cioè, è arrivata anche un'amica di Giulia Cecchettin. Facciamo vedere. Ecco, qui andiamo, siamo appunto, siamo ricordo, qua, stiamo davanti alla casa di Giulia. Rimaniamo in diretta, Vigonovo. Paola, perché siamo all'abitazione. Sì, siamo in via Aldo Moro, ci sono le forze dell'ordine qui in questo momento, probabilmente proprio perché uno dei familiari, probabilmente anche per il riconoscimento, dovrà, presumo, salire a Barcis proprio per riconoscere il corpo di Giulia. Vedremo se sarà la sorella o se andrà il papà. Papà, ricordiamo che in questi giorni, in questa lunga settimana di attesa e di speranza, ha cercato di farsi forza, è rimasto sempre molto composto in questo suo dolore, anche se nella sua mente già c'era il pensiero appunto che l'epilogo avrebbe potuto essere drammatico. E allora adesso si stanno allontanando, probabilmente vanno, forse rientrano. Io proporrei con il collega Fabio Parisotto, andiamo, perché c'è un'amica di Giulia, la stiamo raggiungendo insieme con le altre mezzi di informazione, siamo qui. Andiamo in diretta. Ti rubiamo solo un secondo anche noi, siamo in diretta col telegiornale in questo momento, ti possiamo solo chiedere, intanto ti chiamo, sei amica di Giulia? No, amica no, onestamente non mi definirei amica, però conoscente sì, cioè sapevo chi era, prendevamo l'autobus insieme anche con l'Elena e tutto, ero venuta qua insomma per vedere se usciva l'Elena, però... Hai sentito l'ultima notizia? Sì, sì, infatti, e prego tanto che non sia lei onestamente. Però la speranza io onestamente non mi viene da averla, cioè per come stanno andando le cose. E... c'è stata la conferma purtroppo. Purtroppo siamo forse noi che diamo questa triste notizia, però... La conferma, scusi, cosa? Che hanno trovato Giulia. Ah, era... no, non lo sapevo. Quindi il corpo è attestato che è Giulia? Ah, di adesso? Ah. Ecco, stanno arrivando. Okay, ti lasciamo, grazie. Torniamo alla casa perché stanno... Stanno andando a... Ci sono i militari qua sempre, appunto come ti dicevamo prima, forse parla di qualche familiare, stiamo correndo come puoi vedere. Ecco, siamo quindi nella siamo davanti alla casa di Giulia sta andando il papà. Sta arrivando il papà, ecco, arriveranno quindi le sue dichiarazioni dopo gli appelli di questi giorni. No, no. Sta salendo in macchina, probabilmente il papà. Sta salendo, sarà andando lui probabilmente a Barcis per il riconoscimento della figlia. Ecco. Sì, probabilmente si recherà a Barcis. Sono tutti rientrati all'interno dell'abitazione. Sì, Paola. Sì. E in questo momento si è richiuso il cancello. Ovviamente immaginate, in questo momento c'è veramente il dolore e... ogni speranza che c'era è andata persa, il papà, avete visto anche voi, era veramente distrutto, una speranza che lui ha tenuto in piedi fino all'ultimo, pur sapendo che la situazione era sicuramente molto difficile. Qui in questo momento i cancelli della villetta di Via Aldo Moro al Civico 12 si è chiuso, la famiglia è all'interno, immaginiamo, possiamo solo esclusivamente immaginare il dolore che si stava provando. Gabriella, noi avevamo preparato anche dei contributi, avevamo sentito anche l'altra famiglia, la famiglia di Filippo, che a questo punto, dopo la brutta notizia di ieri, quando è stato confermato che Filippo, dunque, che
perché il video confermava appunto l'aggressione di Filippo nei confronti di Giulia, una notizia che aveva scioccato appunto la famiglia di Filippo. Questa mattina l'altra e nuova notizia, il corpo di Giulia purtroppo è stato ritrovato, non si sa ancora nulla di Filippo. Ecco, avevamo sentito l'avvocato, allora io direi alla regia di appunto mandare in onda questo contributo, poi lo commenteremo insieme appunto con le notizie del caso e appunto le ultime notizie di oggi. Vediamo. È emerso un ragazzo che anche nel corso della sua storia come ragazzo è sempre stato un ragazzo modello, un ragazzo che frequentava l'università, non ha mai avuto screzi con nessuno, è sempre stata una persona buona di carattere, un ragazzo d'oro, quindi è veramente incredibile quello che sta succedendo e quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Mi sono avvicinato ai genitori, al fratello, ho cercato in qualche maniera di confortarli e di dare delle speranze, abbiamo lanciato anche un appello, lo lanciamo, se ragazzo ci senti, se i ragazzi ci sentono e vogliono telefonare anche a me, se magari non riescono a contattare i genitori, magari per maggiore facilità, oppure se si sente meno imbarazzato, insomma io sono a disposizione. Certo la richiesta è quella che si avvicinino, che diano dei segnali e che si facciano trovare di tornare, perché tutti li stanno aspettando a braccia aperte. E questo appunto era l'avvocato della famiglia di Filippo. Noi ricordiamo, siamo collegati in diretta con Vigo Novoli, è arrivata verso mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e venti, la notizia del ritrovamento di un corpo di donna, di giovane donna nel lago di Barcis, e verso le 12:35 la conferma che quel corpo è quello di Giulia. Probabilmente abbiamo visto poco fa il papà uscire dalla sua abitazione, salire in auto e quindi probabilmente si sta recando appunto al lago di Barcis per il riconoscimento ufficiale del corpo di sua figlia. E avevamo parlato anche un po' della ricostruzione di questo viaggio di Filippo con la sua punto nera, punto che ancora non è stata ritrovata, le varie discrepanze su questo viaggio che partiva appunto dal veneziano, da Fossò, che arrivava a Zero Branco, dove c'era quello scatto della macchina della Punto Nera, in un'ora però incongruente rispetto a quella che doveva essere stata la partenza, e quindi probabilmente una pausa che a questo punto è proprio quella di Fossò, lì in quell'area industriale, come documentato dalle telecamere dell'azienda che puntava proprio su quella via, quelle immagini che hanno documentato l'aggressione di Filippo nei confronti di Giulia. La macchina, dicevo, da lì parte, passa quindi per Zero Branco e poi arriva nel Trevigiano, arriva a Maserada, tant'è che i controlli, le perlustrazioni del territorio, che ricordiamo erano in corso proprio anche questa mattina, sia nel veneziano che nel trevigiano, per cui si è scandagliato anche il fiume Piave nel suo corso appunto che sale verso il Friuli Venezia Giulia, in parte appunto, quindi lo sconfinamento in Friuli Venezia Giulia. Filippo quindi con la sua punto nera è salito verso la montagna, luoghi ricordiamo che lui conosceva molto bene perché è appassionato di trekking, di montagna, quindi erano strade che probabilmente conosceva. Sappiamo che il suo telefonino, pur acceso, come confermato anche questa mattina, o meglio, collegato a una linea internet, ma risposte da lui non se ne avevano, quindi non utilizzava in realtà quel telefonino, e come raccontava il cugino di Giulia, probabilmente aveva un altro dispositivo elettronico però che gli stava dando una mano in questo cammino, in questo suo peregrinare appunto verso le montagne che conosceva, ma evidentemente anche non così bene. Comunque è arrivato quindi nella zona di Barcis, qui un'altra interruzione di questo percorso, qui evidentemente si è disfatto del corpo della sua ex fidanzata. Il suo viaggio però è proseguito, perché sappiamo che poi è proseguito verso anche il Vajont, e poi ultima segnalazione dell'auto, peraltro questa ancora non propriamente confermata, al confine di Linz, e siamo quindi al mercoledì pomeriggio pare. Poi da mercoledì di fatto notizie di Filippo e di questa, ma soprattutto della Punto Nera, che è l'ultima cosa
di cui appunto si ha qualche conferma, ecco, da quel mercoledì nessuna altra notizia. Quindi adesso i controlli, la perlustrazione del territorio da parte delle forze dell'ordine naturalmente proseguirà, perché si deve trovare Filippo, l'auto appunto, questa punto nera che è scomparsa. Sappiamo del mandato di cattura anche internazionale, per cui si sta cercando il ragazzo anche oltre confine, probabilmente in Austria. Questa un po' è stata la mappa, il suo percorso appunto a partire da sabato fino ad oggi. Sappiamo che non ha usato Bancomat, a quanto pare non si è fermato nemmeno nei distributori di benzina, anche se questo pare un po' improbabile, ma di fatto ancora non ci sarebbero immagini che testimoniano la presenza dell'auto in qualche stazione di servizio. Noi siamo oramai quasi in conclusione della nostra diretta. Tornerei però un attimo da te, Gabriella. Vedo che la casa alle tue spalle in questo momento tace, non c'è il via vai che vedevamo poco fa. Anche i colleghi mi pare non siano ancora proprio a pressare l'abitazione. Com'è quindi la situazione in questo momento? Sì, la situazione in questo momento è che praticamente sono i familiari sono chiusi all'interno dell'abitazione, hanno tirato anche le tende, non c'è ovviamente nessuna voglia di parlare, c'era già poca voglia prima quando siamo arrivati qua noi alle 9:30, ci hanno già detto che non avevano intenzione di parlare nessuno perché comunque sono stremate una settimana, ricordiamo appunto era una settimana la scomparsa di Giulia, ritrovamento oggi verso poco dopo mezzogiorno. E quindi sono in uno stato proprio di prostrazione, possiamo definire. La sorella era rientrata da poco in casa, cappuccio in testa, volto girato verso l'abitazione, scortata dai volontari dell'associazione Penelope, mentre, come hai ricordato anche tu, il papà è stato prelevato dai carabinieri e noi presumiamo appunto portato a Barcis, dove è stato trovato il corpo di Giulia per il riconoscimento ufficiale. In questo momento qui siamo in un momento di uno stato di sospensione, possiamo definirlo, perché tutti siamo coscienti che il momento è grave per la famiglia. Grazie dunque Gabriella, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra diretta, grazie di questo collegamento appunto che si è protratto. Noi naturalmente torneremo in diretta anche questa sera con altri servizi naturalmente sulla vicenda. E quindi confermiamo che il corpo della giovane donna ritrovato verso le 12:15 al lago di Barcis è quello di Giulia, la ragazza scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo dalla serata di venerdì. Il corpo quindi è il suo, purtroppo quindi lei non tornerà, nonostante i tanti appelli, come abbiamo sentito in questi giorni, da parte della famiglia. E resta quindi da trovare adesso Filippo. Non c'è traccia di lui, della sua auto, dalla giornata di mercoledì, come dicevamo. Lo si cerca anche in Austria, quasi certamente, insomma, oltre confine o al limite nel Trentino. Insomma, questa potrebbe essere la zona in cui lo si potrà trovare. Un ragazzo, a detta di tutti, per bene, sorridente, ricordava anche la nonna di Giulia, un ragazzo con gli occhi che sorridevano, ma che evidentemente su Giulia aveva riposto troppo della sua vita. E qui si conclude quindi questa nostra diretta, torneremo comunque in diretta nella prossima edizione di TG Veneto News. A tutti voi dunque un buon proseguimento di giornata.